Sindaco di Piacenza Roberto Reggi. Grazie Massimo, buongiorno a tutti. Io, questo è il lavoro finale di un percorso molto lungo che, se mi permetti Massimo, provo a raccontarlo con una favola. Una favola che racconta di una cittadina molto carina che 10 anni fa aveva un problema grosso. Tutto il traffico che arrivava dalla parte occidentale si intasava in un ponte antico e correva all'interno della città. Traffico leggero e traffico pesante. Una città che aveva tanti semafori, per cui questo traffico andava a intasare via Pietrocella, via Dante, tutta la parte interna della città. Allora, in quel momento si decide di mettere mano alle opere interne della città, sostituendo i semafori con tante rotatorie che hanno favorito lo scorrimento del traffico. Ma non era sufficiente ovviamente, perché il traffico continuava a entrare, il traffico leggero e il traffico pesante in quella cittadina. E allora, insieme all'allora presidente della provincia, si decise di progettare un'opera imponente che consentisse al traffico pesante di allontanarsi dalla città e al traffico leggero di superarla in maniera rapida. E allora si cercò di completare un anello di tangenziale sud che l'alta velocità aveva in parte realizzata. Si trovarono le risorse. Il presidente di allora, che era un imprenditore, capì immediatamente qual era l'importanza di quest'opera e si impegnò insieme alla regione a trovare risorse importanti per realizzare quest'opera. Nel frattempo il sindaco cercò di completare l'anello, trovò molte opposizioni, c'era un noto pregiudicato, il mago cattivo della favola, che cercò di interrompere quell'opera di ricongiungimento della tangenziale sud, mettendo in moto tante iniziative negative per piacere a un'amica sua che aveva una villa lì nei paraggi. Ma riuscimmo a superare questo problema senza fatica, grazie a un signore grosso che notte e tempo si trasformò in una ruspa e tolse l'oggetto del contendere, e quindi riuscimmo a completare la tangenziale sud. Ma non era sufficiente, perché in sostanza la tangenziale sud aveva ancora un problema, che era la strozzatura del ponte sul Trebbio, un ponte antico che andava rimesso a posto. E allora, sempre insieme al presidente della provincia di allora, si pensò di mettere nella pianificazione, lo fece quel presidente, nella pianificazione territoriale e viabilistica, si trovarono le risorse. Il presidente della provincia che venne dopo, che era anche sindaco, aveva ben chiaro che quello era un problema strategico da risolvere, che avrebbe consentito a tutti i cittadini che oggi fanno fatica ad arrivare dalla parte occidentale della provincia in città di avere una viabilità corretta e rapida. E allora il presidente Coibaffi si mise di gran lena a risolvere gli ultimi problemi e ad attuare l'opera che oggi abbiamo qui. Insomma, una favola a lieto fine, presidente, che ho voluto raccontare rapidamente per dare il senso della fatica che abbiamo fatto in questi anni, in 10 anni, per arrivare qui, a significare che in questo paese è difficile realizzare opere di questa natura, di questa imponenza, ma quando si vuole, quando la politica fa la vera politica positiva, lascia da parte le appartenenze di partito, ma fa squadra assieme, riesce ad arrivare a degli obiettivi di 3-4.